Siamo tutti uguali, per esempio mia moglie, lo racconto sempre questo aneddoto, scusa se ti prendo la parola, però è simpatico perché mia moglie invece tendenzialmente è più portata ai carboidrati, un Vedi. po' simile a quello della maratona come personaggio, e viceversa lei se mangia, non so, il bollito, come farei io e mi trovo bene perché sono nutrito 4 ore, lei si sente appesantita 8 ore, non nutrita 4 come Sì. faccio io. Perché? Perché il suo metabolismo a livello di cellule è più lento e dovrebbe mangiare qualcosa che si metabolizza velocemente come i carboidrati. Però scordatevelo tutti, la Coca-Cola, lo zucchero, quelle lì sono cose comunque da eliminare, no? Quelle Quando dico no. carboidrati sto parlando di molta verdura, vero? Cotta, cruda, di qua, di là, un po' di frutta, sì, ma non sto parlando di zuccheracci, brioche. Marshmallow, tutte queste cose Se è troppo buonissime. buona vuol dire che fa. Insomma, dai, mettiamocela via. Comunque, ecco, stavo raccontando l'aneddoto di mia moglie che di istinto lei prepara da mangiare quello che fa bene al suo di metabolismo. E prepara anche, ed è brava, cucina bene. Io e mio figlio, tutti e due proteici, mangiamo di gusto quello che lei ci fa e dopo mezz'ora senti le zampette. Si apre il frigo. E ci becca a mangiarci una cosciotta di pollo, la bresaola, cose del genere. Ma allora, non apprezzate la mia cucina?